finalmente si torna in campo. Attesa lunga, snervante, 25 giorni dall'ultima gara ufficiale di Picerno. Si gioca l'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di fronte alla Virtus Verona, rivelazione del girone A. Lunedì prossimo il ritorno all'Adriatico, sempre alle 20:30. Pescara testa di serie, 2 risultati su 3 a disposizione. Dopo andata e ritorno, in caso di parità complessiva, biancazzurri ai quarti. Non sono previsti tempi supplementari. Ma quello si possiamo pensare dopo la prima partita, dopo il primo tempo, poi il secondo tempo si giocherà forse con un'altra mentalità, speriamo che saremo caricati anche noi dal risultato di domani. Dunque, primo atto al Gavagnin Nocini, capienza 1500 spettatori, Borgo Venezia, quartiere di Verona, circa 30.000 abitanti. La Virtus è una squadra da rispettare non poco. Nei playoff di girone i rossoblù hanno travolto il Novara 3-0, risultato in realtà eccessivo. Sull'1-0 i piemontesi hanno infatti timbrato 2 legni e nel secondo turno hanno espugnato l'Euganeo di Padova. Nel girone di ritorno della stagione regolare, la Virtus Verona ha conquistato il maggior numero di punti assieme alla Feral Pisalò, promossa in Serie B. Non solo, da fine gennaio in poi, 12 vittorie, 4 pareggi e appena 2 KO. In casa lo scorso 21 gennaio contro il Novara, fuori il 2 aprile sul campo della Prosesto. Mix di gioventù e di esperienza, squadra pericolosa nelle transizioni. Quando riparte sa essere letale, 30 gol subiti. Nell'intera Serie C hanno fatto meglio solo Catanzaro, Feral Pisalò, Cesena e Reggiana. Ho visto, ma è una squadra che è difficile da leggere, nel senso che loro riescono a difendersi anche in 10 sotto, ma sono anche capaci di aggredire davanti. Lì dipende dalle situazioni, ma penso che è più da come la leggono i giocatori. E poi c'hanno quelle ripartenze che partono in 4-5. Se trovano spazio sono pericolosi. Ai margini soltanto l'ex Filippo Pellacani, il probabile 11 Plizzari, Trepalli in difesa, Crescenzi, Brosco, 400esima gara in carriera, Mesic e Milani. A centrocampo Rafià, Palmiero e Craia, in attacco il tridente Merola, Lescano delle Monache. 300 supporters al seguito, c'è grande attesa. Ecco lo striscione del Club Rangers. Importa solo vincere, abbattiamoli tutti. A me mi mancano i tifosi, siamo noi che gli dobbiamo dare entusiasmo con risultati e con gioco, se no è normale che non vengano. Virtus Verona senza gli infortunati Manfrin, Vesentini e il terzo portiere, il lituano Siaulis. Sistema di gioco 4-3-1-2, forse partirà dalla panchina il quasi 39enne Alfredson, trascorsi in A con Regina, Verona, Udinese e Frosinone. Probabile 11, Giacomel Trepali. In difesa Ruggero, Cella, Faedo e Daffara. Lonardi Play, interni Tronchin e Talarico. Tra le linee, capitan Danti alle spalle di Fabbro e di Matteo Castellano. Sarotto, 25 anni, prima esperienza tra i pro, la scorsa stagione qualcosa come 43 gol in eccellenza veneta tra campionato, Coppa Italia e spareggi nazionali col Montecchio Maggiore. Così il presidente allenatore della Virtus Verona, Luigi Fresco. Affronto uno degli allenatori migliori, insomma, della storia del calcio italiano, quantomeno, ma anche del calcio mondiale, e specialmente per quanto riguarda la fantasia e l'organizzazione offensiva, diciamo così, no? Oltre che un personaggio di un grossissimo spessore sia tecnico ma anche umano. Potremmo sicuramente vincere o perdere, però sicuramente io mi viene da dire che ce la giocheremo alla pari, insomma, tranquillamente, ecco. Credo che, dopo spero di essere smentito, ma non penso che ci saranno differenze eclatanti in un senso o nell'altro, sarà una gara credo molto equilibrata. Sul presidente allenatore, io lo ammiro, nel senso che non è facile fare presidente e allenatore nello stesso modo. Ha fatto risultati perché ha portato la squadra dalle serie inferiori, piano piano, e ora è arrivato a giocarsi la Serie B. Molti presidenti vorrebbero essere anche... ma non tutti sono abbastanza bravi, lui è bravo. Lui è bravo, visto dove è arrivato.
però c'è qualche presidente bravo a districarsi tecnicamente. Ma io non ne ho incontrati, purtroppo.